Buonasera a tutti, inizio io questa presentazione in attesa che si sistemi il collegamento con il dottor Ciatti che doveva coordinarla. Sono il curatore, sono Sandra Rossi, sono il curatore del volume delle antologie di OPD Restauro. Si tratta dell'undicesimo volume. Ah, vedo il dottor Ciatti in collegamento video in questo momento. Eccomi, scusate il ritardo, ma il computer ha deciso di fare l'aggiornamento e di spengere e di riaccendersi, che ha preso del tempo. Scusate, posso, ti interrompo? Prego. Prego. Allora, come immagino stava dicendo la dottoressa Rossi, abbiamo questo nuovo volume delle antologie che è una delle nostre 5 linee editoriali che serve per raccogliere monograficamente articoli già usciti sulla rivista principale OPD Restauro. Questo per offrire a restauratori specializzati in singoli ambiti del materiale già selezionato. Naturalmente questo comporta che ogni responsabile di settore faccia un'introduzione, quale spiega le ragioni della scelta di perché questi tra i tanti articoli usciti sono quelli di quella tipologia considerati più interessanti, e queste introduzioni sono anche utili perché ricostruiscono sia la storia dei restauri nei vari settori all'opificio, sia anche mostrano il passaggio, l'evoluzione storica, anche da un punto di vista tecnico e metodologico del restauro. Io in questo ho seguito un po' la grande linea tracciata dal nostro fondatore moderno, cioè Umberto Baldini, che non a caso aveva chiamato, intitolato i suoi 2 libri Teoria del Restauro e Unità di Metodologia. Cosa voleva dire? Voleva dire che nel restauro del moderno tutte le varie tipologie artistiche devono essere restaurate seguendo la stessa tipologia. E non a caso così avevo organizzato nel 75 l'istituto per materiali, dando a tutti le stesse indicazioni metodologiche, cioè il restauro come momento di ricerca, le indagini diagnostiche, lo studio. E quindi anche le antologie devono coprire tutti e 12 i settori di restauro dell'opificio delle pietre dure. Come tutti sanno, l'opificio si occupa di restauro, anzi, più propriamente, tre sono le sue, come dire, le sue mission istituzionali: l'operatività, cioè la capacità di fare restauri con tutti i suoi settori; la ricerca, cioè la ricerca applicata nel campo della conservazione; e infine la formazione con la scuola per restauratori. Tutto questo però non è sufficiente, perché occorre tutto questo materiale, queste ricerche, questi risultati devono essere condivisi e devono essere disseminati. Questo per 2 ordini di motivi. Uno, perché siamo un istituto pubblico e dunque dobbiamo rendere conto di come spendiamo i soldi della collettività, e quindi far vedere, far capire al pubblico i risultati di ricerca e operativi che raggiungiamo. Secondo, l'importanza della condivisione è che il compito di salvaguardare le opere d'arte del nostro paese e trasmetterle al futuro, se non è sempre più condiviso come Soldi della obiettivo da tutta la collettività. nostra nostri amici italiani, beh, sarà veramente difficile riuscire a pensare di poter avere i mezzi per conseguirlo. Infine, la necessità della disseminazione è per favorire lo sviluppo scientifico. In tutti i campi della scienza, i vari gruppi di lavoro pubblicano la loro ricerca, gli altri la leggono e da lì si va avanti. Devo dire che nel campo del restauro troppo pochi sono
Le pubblicazioni, il livello del restauro in Italia è mediamente molto alto, sia pur con delle oscillazioni, ma molto poco è quello che si fa. Vedo all'estero, ci sono persone che campano una vita tra convegni, pubblicazioni con un restauro importante, noi ne facciamo a decine tutti gli anni e non riusciamo a dare abbastanza eco a quello che facciamo. Dunque, ben venga questa antologia dedicata al restauro delle orificerie, curata dalla nuova direttrice Sandra Rossi, e colgo l'occasione per ringraziare lei come attuale direttrice e Clarice Innocenti come direttrice precedente, che per molti anni ha diretto con grande amore e passione questo settore, e di cui poi parlerà, i numerosi restauratori che hanno lavorato in questo settore. Attualmente ne abbiamo due, di cui una vedo che ci sta seguendo, Cinzia Ortolani, e un altro è arrivato con l'ultimo concorso per restauratori. Quindi un piccolo gruppo, ma molto sapiente e molto agguerrito. Ringrazio in maniera molto calorosa la mia amica Dora Liscia, la collega che conosco da quando ero studente all'università, e lei era già uno degli assistenti della Ciardi, eh? Quante ne abbiamo fatte da allora, e la ringrazio davvero di cuore di aver accettato di partecipare a questa presentazione. Dunque, Sandra, scusa l'interruzione, ti ripasso la parola per il proseguimento dei lavori. Benissimo, la ringrazio molto. Ancora una volta vi buonasera a tutti e confermo è stato un grande piacere ed un grande onore per me curare questo undicesimo volume delle antologie DOP di restauro dedicato specificamente appunto al settore delle oreficerie. Il libro, il volume è strutturato in due sezioni, c'è una prima parte di tipo metodologico ed una seconda parte invece che riguarda singoli specifici restauri selezionati tra quelli più recenti e più significativi. In tutto sono 16 contributi. L'arco cronologico va delle pubblicazioni dal 1996. Del primo contributo relativo all'icona del San Demetrio del Museo Civico di Sassoferrato sino al 2018 e ancora una volta si conclude con un micromosaico con il dittico bizantino del Museo dell'Opera e del Duomo ed effettivamente si riesce a cogliere in questo arco cronologico delle pubblicazioni quello cui accennava prima il dottor Ciatti, e cioè l'operatività, la ricerca, la formazione, perché sin dall'inizio, dal contributo con il San Demetrio, l'apporto dei risultati del laboratorio scientifico è fondamentale, l'importanza proprio di condividere con la comunità scientifica i risultati della ricerca, creare dei database della diagnostica, dei materiali e delle tecniche, tanto più fondamentali in opere così rare. E poco studiate ancora per molti versi come i micromosaici. La veste editoriale è quella dell'anno di pubblicazione, quindi troverete fino al 2001 le immagini in bianco e nero che sono accompagnate da delle tavole a colori e poi le immagini invece dopo il 2001 a colori inserite all'interno del corpo del testo. E naturalmente desidero anch'io ringraziare moltissimo Clarice Innocenti, poi tra pochi secondi cederò la parola, che ha diretto il settore sino al 2016. E desidero ringraziare anche Paolo Belluzzo e Cinzia Ortolani, che sono i due funzionari e restauratori diplomati entrambi alla Scuola di Alta Formazione di Studio e dell'Opificio, perché l'altro ambito così importante di attività è proprio quello della formazione.
E davvero senza di loro, senza Paolo Belluzzo e senza Cinzia e Ortolani, veramente questa antologia non avrebbe visto la luce, grazie al loro aiuto, al loro supporto. È stato davvero determinante e siamo riusciti appunto a selezionare i contributi per questa antologia. E poi naturalmente ringraziare l'editore, il Centro D, che sempre presta una grande attenzione, una grande cura alle nostre pubblicazioni. Ma voglio subito cedere la parola a Clarice Innocenti. Buongiorno, allora sono molto contenta di poter fare questa presentazione. Mi limito a dire che se diciamo, è stato complesso scegliere i contributi da inserire nell'antologia, è quasi stato disperante scegliere poche immagini per questi pochi minuti di presentazione che adesso vi mostro. Allora, questa appunto l'avete già vista, la copertina. Allora, le oreficerie normalmente sono soggette a grandissima usura. Noi ci siamo occupati principalmente di oreficerie sacre e quindi l'uso è stato fondamentale per anche la loro, come dire, la loro consunzione. Io volevo farvi vedere due esempi. Uno è il busto di San Donato che è arrivato da noi con dei problemi conservativi, ma che potremmo definire in linea con le condizioni che le opere presentano dopo secoli di utilizzo. E poi, in un secondo momento, velocemente, anche invece un'opera che è arrivata da noi non con un'usura fisiologica, ma letteralmente in frantumi, per un episodio, per un evento drammatico che ha subito. E questa è la Sfera d'Oro o lo Stensore di Sant'Ignazio Martire di Palermo. Allora, questo è il busto di San Donato, un'opera importantissima di oreficerie della metà del Trecento. Come vedete dalla didascalia, è un'oreficeria di misure consistenti, è poco più di mezzo metro e pesa ben quasi 5 kg. Ribadisco questo fatto del peso perché ci porta ad un errore probabilmente di costruzione. Noi quando vediamo queste opere straordinariamente incantevoli, diciamo, non pensiamo che l'artista possa aver fatto anche degli errori, mentre in questo caso il baricentro del busto non coincide con quello della mitria e delle infule. E questo ha causato un dissesto nel tempo, incrementato dall'uso molto frequente, diciamo, che l'opera ha avuto nel tempo, un uso documentato, come vedremo dopo, anche da segni molto evidenti di devozione. Comunque l'opera è arrivata da noi in condizioni, diciamo, pure di riconoscibilità, ci ha dato la possibilità di essere apprezzata fino dall'inizio. La bellezza di questo volto. E poi queste sono le parti principali di cui l'opera si compone e che sono state trattate separatamente. Qui vediamo anche le infule che non comparivano nella foto generale. Diciamo che quest'opera ci ha riservato una sorpresa. Oltre ai danni che sono stati più consistenti di quelli che noi pensavamo, perché gli spostamenti e questa, diciamo, dislocazione diversa dei due vari centri hanno comportato delle fragilità. Qui vediamo una forte rottura della lamina. Qui vediamo un tentativo evidentemente ingenuo di fermare le pietre con dei fili di argento e qui vediamo addirittura qualcosa di più invasivo che è stato il passaggio di due fili a sezione circolare di argento per bloccare il busto alla base. E vi faccio vedere questa immagine perché è attraverso questa fessura insospettabile che sono transitate delle voci, diciamo, di devozione.
Infatti, facendo la radiografia che serviva per l'intervento, si sono evidenziate, le vedete qui da questi cerchi rossi, delle immagini che corrispondevano a qualcosa che non faceva parte della costruzione dell'opera. E difatti al suo interno si è trovato un piccolo tesoretto, tesoretto che è il frutto della devozione delle persone che buttavano all'interno della statua attraverso proprio quella fessura che è in prossimità del collo, ben 13 monetine e 3 medaglie. Questo piccolo tesoretto è stato studiato da Franca Maria Vagni e si è visto che queste monete risalgono un'epoca, un lasso di tempo abbastanza vasto, dalla fine dal 400 fino al 700, mentre le medaglie sono tutte seicentesche. È un'altra conferma che l'opera è stata oggetto di devozione, diciamo, continuativa. È l'intervento che noi consideriamo, abbiamo considerato definitivo per la salvaguardia dell'opera, è l'inserimento di un supporto in balsite, che è uno stucco bicomponente che ha le caratteristiche di essere inalterabile, leggero, modellabile e stabile, che ha riportato l'asse dell'opera su una sola, come doveva essere, su un solo punto. E infine, sempre diciamo all'interno del San Donato, abbiamo trovato qualcosa che naturalmente le radiografie non potevano evidenziare: foglie e fiori secchi. Quindi un altro segno della devozione, quindi del fascino che queste opere esercitano su di noi per avere vissuto una vita, diciamo, vicina a quella della comunità. Ed eccoci invece a un'opera che non è arrivata da noi vicina al suo aspetto iniziale. Queste sono le condizioni dello stensorio di Palermo, che vedremo alla fine, la cosiddetta Sfera d'Oro, un'opera della metà Seicento, creazione di Leonardo Montalbano, il più importante orafo siciliano di quel secolo, ricchissima per profusione di oro, per più di 800 diamanti, e rubata in un Natale della fine del secolo scorso, dell'Ottocento, e poi fatta a pezzi per poter essere nascosta al di sotto del pavimento della casa del custode, evidentemente in cerca di una vendita che avrebbe potuto essere produttiva. Lo stensorio fu ritrovato in queste condizioni, ma qui già vediamo un ordine nel quale i frammenti sono stati posti qui all'opificio, perché in realtà erano una trentina di scatole con i frammenti più disparati. Il museo naturalmente ha conservato queste scatolette fino a che alla fine del XX secolo il direttore della Galleria Regionale ci pose questo problema. E dopo un sopralluogo a Palermo alla fine del 99 abbiamo deciso di tentare questa avventura, più con l'idea di ricostruire graficamente, se fosse stato possibile, l'aspetto dell'opera. Non speravamo di poter riportare l'opera ad una sua interezza. L'intervento è stato effettuato da Maria Nagiscita, che era stata allieva del nostro settore di oreficerie, coadiuvata da Giorgio Pieri, il restauratore interno, e poi naturalmente da una serie di personalità dell'ambito scientifico. Quindi non si parla di opera frammentaria, ma di opera deformata. Questa è la base, pesante peraltro, completamente piegata per appunto trovare il suo nascondiglio al di sotto del pavimento, e qui piano piano la ricostruzione di quella che era la decorazione della base. La restauratrice è riuscita a fare una ricostruzione grafica dell'opera fino a diciamo individuarne le misure che quest'opera doveva avere, ma da quel momento in poi abbiamo deciso di intraprendere il secondo stadio, cioè quello della ricostruzione fisica. E quindi qui vediamo l'apertura estremamente complessa con l'ausilio di calore di questa grande base molto pesante, ancora l'operazione, fino ad arrivare ai pezzi che erano stati triturati da queste martellate. E qui vediamo a sinistra e a destra
un elemento decorativo che è stato restaurato, come un po' tutto lo stensorio, attraverso il ricorso alla saldatura laser, mai usata prima di allora nel restauro delle oreficerie. Dico subito, operazione non reversibile, ma in questo caso direi che la reversibilità è l'ultimo dei problemi, cioè il ritorno alle condizioni in cui lo stensorio si trovava non era in nessun modo auspicabile. E quindi vediamo prima e dopo l'intervento, quest'altri elementi, questa volta più chiaramente tridimensionali, anche qui prima e dopo l'intervento, e infine la nostra base raddrizzata. Premetto che le parti lacunose non sono state integrate. Qui vediamo la base, vediamo il tubo che era anch'esso schiacciato, che sorregge poi il peso dello stensorio. Vediamo la parte che decorava la base e vediamo via via la ricostruzione attraverso i pezzi che innegabilmente ne facevano parte attraverso delle tracce evidenti che portavano. Questo è il particolare con le statuette, questa è la parte anteriore, la sfera d'oro, perché questa parte è in oro e con diamanti, il lato posteriore con argento e smalti, e infine la visione totale. Penso che a questo punto mi dovrò fermare perché siamo un po' in ritardo. Avevo soltanto preparato due esempi di opere devozionali che, come spesso capita, le opere sottoposte al culto, una è questa, non dirò niente, faccio solo scorrere, l'altra è il busto reliquiario di Santa Margherita, un restauro abbastanza recente, le cui vicende sono state drammatiche proprio per l'uso estremamente significativo dal punto di vista devozionale, ma traumatico per lo stato di conservazione. Qui mi fermo, grazie. Grazie Clarice. E diamo ora la parola alla professoressa Dora Liscia. Partivo anch'io con la copertina del libro, che è per me importante perché naturalmente l'oreficeria ha sempre fatto parte della mia vita, e Marco Ciatti nell'introduzione ha detto giustamente che lui ha partecipato a quell'evento, anche se è stata una cosa molto faticosa, della mostra dell'oreficeria nella Firenze del 400. E io credo che la presenza di Marco Ciatti all'opificio abbia dato un'accelerazione ai restauri dell'oreficeria in maniera scientifica. Io naturalmente ora taglio, visto anche la mia impreparazione a fare questi marchingegni informatici, non parlerò dei micromosaici bizantini, che pure sono di una bellezza straordinaria e che andrebbero maggiormente conosciuti da tutti, ma volevo semplicemente dire che questa scuola che Marco ha così ben incrementato, e con Clarice Innocente e ora con Sandra Rossi, ha portato alla valorizzazione di opere che sono fondamentali non solamente per la storia dell'oreficeria, ma anche per la storia dell'arte. Brevemente mi unisco alle lamentele di Marco: se pensate che io ora sono in pensione, ma mi hanno dato il contratto di insegnamento di storia dell'oreficeria, perché finito io non ci sarà più nessuno che raccoglie la nostra eredità. Non parlerò neppure di opere complicate come il reliquiario di Montalto, ma per fare capire quali sono i range degli oggetti. Questo è un oggetto strepitoso che ha avuto moltissimi interventi dal 300 fino alla fine del Cinquecento con Sisto V, e quindi anche nello studio questi oggetti comportano delle difficoltà enormi, perché sono stratificazioni per le quali bisogna avere delle conoscenze specifiche e diversificate.
per far capire come si è andati avanti nel campo del restauro, vi presento questa croce di cui ho solamente questo particolare. Quando si preparò la mostra dell'oreficeria nella Firenze del 400, una di queste croci aveva una delle estremità attraversate da un proiettile durante la Seconda Guerra Mondiale. Il professor Bearsi, in maniera molto capace, ma che lasciò tutti di stucco, l'appoggiò su un incudine e la martellò davanti a noi per abbassare le creste di questa apertura. E queste sono due passi dell'impruneta, quando Paolucci tentò di proporre un'integrazione, qui si vedono le parti scure, dove lo smalto traslucido era caduto. Tra l'altro sono due pezzi strepitosi che forse andrebbero anche ripuliti ora. Allora, è chiaro che i restauratori si trovano di fronte a dei problemi anche di tipo etico, cioè se integrare delle parti mancanti, a volte poco invasive, come integrazioni poco invasive, come qui ho sbagliato alla didascalia, questo è un particolare della reliquiario della Cintola del Duomo di Prato, che tra l'altro ha delle somiglianze straordinarie con le opere di Cosimo Merlini. Questo sarebbe un problema veramente da approfondire. Oppure delle integrazioni che sono impossibili in un'opera come questa, cioè il basamento della croce di San Giovanni, dove probabilmente sono state abrase ulteriormente le scaglie di pasta vitrea che erano rimaste, ma in maniera così sostanziale che la frase dei documenti in cui si dice che è una croce bianca è stata sempre intesa non aveva una colorazione, non aveva smalti. Invece durante il lungo e restauro che è stato fatto all'opificio, come qui si vede, sono emersi dei frammenti di smalto nel battesimo, nelle vesti degli angeli e nell'abito di pelliccia del San Giovanni Battista, a sinistra nello stemma dell'arte di Kalimala. Quindi quest'opera era completamente smaltata e qui chiaramente l'integrazione è impossibile. Tuttavia, e poi ritornerò anche su questo problema, i restauri e le campagne fotografiche annesse aggiungono moltissimo agli studi perché permettono di assaporare o di vedere con maggiore precisione particolari che altrimenti non sarebbero visibili. E questa è una croce del Museo Diocesano di Pistoia, tra l'altro secondo me andrebbe ristudiata perché non mi convince molto la datazione che è stata data finora, anche perché gli smalti erano così offuscati che era impossibile capire i caratteri stilistici. È una croce molto lacunosa, i campi dei bracci sono ormai privi di ogni decorazione, però il restauro ha riportato questi smalti alla loro bellezza originaria, e questo è un altro problema di chi studia queste opere, cioè capire l'origine delle paste vitree che sono state usate nei diversi luoghi. Negli Stati Uniti, per esempio, al Metropolitan fanno delle analisi, anche a mio parere un pochino invasive, e stanno cercando di catalogare
gli smalti in loro possesso e soprattutto capire quali sono i falsi. E a volte a noi italiani basta un po' di occhio, ma gli americani più insicuri hanno bisogno di analisi un po' più, ripeto, invasive. E qui si vede a destra uno smalto in cui si è tentato di colmare le lacune. A sinistra lo smalto dopo il restauro. Ecco, nonostante che sia così lacunoso, lo smalto restaurato ha preso una bellezza che prima non era possibile comprendere. Così come tutti gli altri, le altre formelle, anche quelle ormai senza ogni traccia di smalto, hanno preso una valenza artistica maggiore, se posso usare questo termine. E qui forse nei gemelli di Caruso i problemi etici, questo me lo dovevano dire le restauratrici abilissime e Clarice Innocenti, è stato meno problematico. A sinistra si vede dove è stata riempita la lacuna, che era particolarmente brutta perché naturalmente è stata usata una gradazione cromatica diversa, però questi gemelli hanno ripreso tutta la loro bellezza e il loro interesse storico. E anche la croce abruzzese, di queste croci ce n'è tantissime. In Abruzzo, la scuola Sulmonese ne ha prodotto moltissime e spesso usando delle matrici e quindi sono anche estremamente ripetitive, ma per questo motivo anche estremamente fragili, perché questi rilievi facilmente si rompono o si deformano. Ecco, una croce come questa, ripeto, ce ne sono moltissime, purtroppo altrettante danneggiate dal terremoto dell'Aquila e dell'Abruzzo. Dico, queste croci comunque sono una testimonianza importantissima di un momento dell'oreficeria, non solamente abruzzese, ma italiana, di grande rilevanza. I rapporti col Ghiberti sono noti, ma anche le croci meno significative hanno comunque avuto un ruolo incredibile per veicolare certi schemi. Ricordiamoci che gli oggetti di piccole dimensioni avevano molta più influenza sull'arte contemporanea rispetto le grandi monumenti della pittura o della scultura, perché queste erano facilmente trasportabili. E infatti questa si trova a Veroli, ma se si segue la via dei pellegrinaggi o le vie del Zafferano, si vede che questi oggetti si distribuiscono equamente lungo queste strade di comunicazione. Questa è la croce dopo il restauro. Tra l'altro c'è stata una ricostruzione, o al meglio una trasposizione di una testa da un luogo in cui era stata messa al suo luogo originario. Il portafuoco del Sabato Santo, io a questo sono molto legata perché è stato uno dei primi oggetti che ho studiato nella mia vita e soprattutto è uno dei pochi oggetti quasi profani che sono giunti a noi. Era il braciere, diciamo, con cui veniva portato i carboni che dovevano poi accendere il cero con cui poi si dava fuoco alla colombina e al carro. Dopo la congiura dei pazzi, i pazzi persero questo privilegio e comunque questo oggetto straordinario ha continuato a esistere fino a pochi anni fa, quando un incidente
e qui bisognerebbe tra l'altro ridiscutere il problema dell'uso che ancora si fa di oggetti preziosissimi nella liturgia, ha preso fuoco, è stato molto danneggiato, soprattutto la doratura, però in compenso si è arrivati a riconoscere alcuni materiali che a un esame superficiale parevano diversi. Questo è un particolare, come vedete, è stato abbastanza danneggiato, però è stato riportato alle condizioni iniziali. Volevo concludere, naturalmente, anche se non è nel libro, con l'altare d'argento. A questo è stato dedicato un libro curato da Clerici Innocenti, e è un pezzo, scusate il cane, ma in casa purtroppo, dicevo, è un dei monumenti assoluti della storia dell'arte, che ogni volta che viene studiato rivela dei problemi e delle soluzioni anche. Qui per esempio c'è il battesimo di Cristo e sono riemersi dei particolari come delle figure di animali che hanno un ruolo nell'iconografia complessiva dell'opera, che prima sì esistevano ma non era possibile apprezzare. È stato un lavoro enorme, un lavoro lunghissimo e soprattutto un lavoro di una pazienza e di una complessità che veramente sconcerta. Però ci sono state anche delle rivelazioni, o meglio, dei problemi e delle rivelazioni. Questa è la nicchia entro cui poi è stato sistemato la figura di San Giovanni Battista, e nel momento in cui l'altare è stato smontato è riemerso questo fondo che generalmente non si apprezza, che sembra una trina su un fondo blu, che ha una delicatezza e una bellezza straordinaria, tanto che spesso ci chiediamo per quale motivo poi è stato coperto dalla statua del San Giovanni, che pure è sempre stata prevista, ma ripeto, è di una bellezza incredibile. Quando c'è la statua, che anche col restauro ha ripreso gran parte della sua bellezza, questi particolari non si vedono più. Ecco, e volevo concludere proprio con l'importanza, di cui ho già accennato, dei restauri per gli studiosi, cioè se questi elementi più piccoli oppure questi smalti vengono riportati alla luce in tutta la loro bellezza, a questo punto è possibile aggiungere più che qualcosa agli studi dell'oreficeria, ma anche della storia dell'arte. In base a questa immagine, a questo smalto, è stato possibile attribuire una serie di smalti che sono all'interno dell'altare a un smaltatore orafo famoso, Francesco Vanni, di cui finora conoscevamo un'opera e mezzo, cioè il reliquiario di Santa Reparata e un calice a Barga. E finalmente si può forse ricostruire il corpus di una produzione di smalti che finora non aveva alcuna consistenza, non solamente riferita a quest'autore, ma anche ad altri che appunto hanno operato all'interno dell'altare. Quindi il restauro come ausilio agli studiosi e non solo. Grazie. Scusa, hai finito? Finito. Grazie Dora, scusa, ma il tempo è tirato, purtroppo. Scusami. Allora io passerei subito alla presentazione successiva, che è quello del numero 31 di OPD Restauro, e chiedo a Giorgio Bonsanti, che dovrebbe essere lì nella nostra postazione Via degli Alfani,
prendere subito la parola e poi io magari più diffusamente spiegherò i contenuti, perché so che ha un altro impegno. Grazie Giorgio, scusi il ritardo. Eccoci qua. Mi sentite? Perfettamente. Forte e chiaro, come è necessario per presentare un'opera di questa eccezionalità e di questa invece normalità. Mi spiego, è normale, voglio dire, è il 31esimo numero, ogni anno, regolarissimamente, come vengono Pasqua, Natale, Capodanno e Ferragosto, esce il volume di OPD Restauro. Questo è il 31esimo, dicevo, anche se in realtà ce ne sono tre di una primissima serie precedente. È, d'altra parte, assolutamente eccezionale che un istituto che ha dei compiti di ricerca, operatività e didattica come l'opificio riesca a tenere il passo. È una cosa della quale sinceramente quando ero responsabile ero particolarmente orgoglioso, ma so che lo è anche Marco Ciappi, immagino tutti gli altri soprintendenti che si sono succeduti fin qui, perché vi posso assicurare che nel panorama internazionale non è una cosa frequente. Questo volume normalmente, cioè OPD Restauro, pardon, in generale la rivista, veniva presentata al Salone del Restauro di Ferrara in primavera, quindi c'è stato uno slittamento per le ragioni che sappiamo, ma ripeto, è veramente lodevole ed apprezzabile come si sia riusciti comunque ad uscire col volume, perché sono poi oltre a tutto più di 400 pagine, è veramente un concentrato incredibile di contenuti. Io ve ne elenco qualcheduno, naturalmente tutti meriterebbero la menzione, ma non abbiamo la possibilità di farlo, e poi mi auguro veramente che questo volume finisca fra le mani di tutti coloro che sono qui collegati in questo momento. Perché, per esempio, ecco, si parla del restauro di un manto brasiliano del 600 fatto di penne e piume, restaurato con un finanziamento di Intesa San Paolo nel progetto Restituzioni, dove, come previsto, è stato il laser a dare una mano decisiva per trovare un modo non invasivo di restauro. Ma poi c'è una prima apertura sul restauro della Resurrezione di Piero della Francesca, su cui sta per uscire poi un volume nelle serie dell'opificio. Ma poi questa multiformità, che è, devo dire, una delle ragioni per cui tutti coloro che frequentano l'opificio rimangono ammirati e anche divertiti, perché è di un interesse particolare, e ci porta, abbiamo già nominato il mantello di piume, ma per esempio una specie di gilet giapponese qua giù del Museo Stibert, ma poi a ricordare anche la portata internazionale dell'opificio, un vaso a navicella in alabastro che viene dalla reggia di Versailles. Ma poi, questo io me lo ricordo da quando, oramai molti anni fa, fra il 74 e il 79 ero direttore della Galleria Estense di Modena, un teatrino con tre bastimenti a vela che è un micro intaglio ligneo. Ma poi, per esempio, il restauro di una scultura in bronzo di una scultrice sudamericana che è stata la prima donna scultrice ammessa all'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. La prima donna in assoluto è stata Artemisia Gentileschi a suo tempo. Per avere una scultrice abbiamo dovuto aspettare il 1925. Ma poi, questo anche tanti ricordi naturalmente, un cantiere didattico sul restauro dei bronzi del monumento funebre di San Francesco Saverio a Goa, ex colonia portoghese in India, perché nel 1998 invece anche lì con alcuni allievi della scuola era stato creato un cantiere didattico per il restauro dei materiali lapidei che costituiscono la maggior parte del monumento, però vi assicuro che i rilievi in metallo sono veramente di una qualità assolutamente eccezionale, grande Giovan Battista Fulgini. Ma poi, per esempio, sempre fra gli esempi di divertimenti, cioè di materiali e di occasioni insolite, gli abiti di scena dell'archivio storico del Maggio Musicale Fiorentino, esattamente come poi i costumi invece di alcuni dei film di Fellini.
un intervento sui materiali fotografici. Ricordo che a quelli è dedicata gran parte del convegno annuale dell'IGIIC, cioè del gruppo italiano dell'International Institute of Conservation, che si tiene fra non molto, fra un paio di settimane a Udine. Opere ceramiche invetriate, anche qui segnalo che in primavera prossima, sperando che tutto vada bene naturalmente, ci sarà un'altra giornata di studio presso il Museo delle Ceramiche di Faenza dedicato proprio alle ceramiche all'aperto. E poi un intervento che mi ha particolarmente interessato, che è un corollario rispetto a quanto vi anticipavo della resurrezione di Piero della Francesca, perché Paola Mariotti, insieme a Giancarlo Lanterna e Alexa Ciardi, ha compiuto tutta una serie di esperimenti di laboratorio sulla possibilità di consolidamenti inorganici su dipinti murali. Ve la faccio breve, la conclusione è che tutto sommato l'applicazione che funziona meglio è quella del silicato di etile. Io ricordo che una prima applicazione di questo genere, allora una novità assoluta in fondo, anche se, come posso dire, in maniera molto empirica, fu dovuta al restauratore parmigiano Zanardi proprio su delle sculture policrome del Battistero di Parma. Però ecco, quello che conta è che si danno delle valutazioni molto negative delle applicazioni di ossalato d'ammonio, soprattutto sull'azzurrite, come ci possiamo naturalmente attendere. E allora rimando ad un altro convegno che si è tenuto nell'ambito del Salone di Restauro di Firenze, organizzato da Mauro Matteini, dove si è parlato proprio di consolidamenti inorganici, e c'era un contributo molto interessante su un dipinto murale, perché in quel caso, per esempio, lo ossalato d'ammonio aveva dato buoni risultati. Ma questo per dire che naturalmente la ricerca è aperta e continua per definizione. Beh, poi un crocifisso di Benedetto da Maiano in un paesino ancarano, non ricordo se è nell'Umbria o nelle Marche, ma dove veramente uno non si sarebbe aspettato di trovare una figura assolutamente magnifica che fa il paio con l'altro crocifisso di Benedetto da Maiano dal Duomo di Firenze, che è stato anch'esso restaurato con risultati strepitosi recentemente. Vabbè, la croce di Simone Martini da San Casciano, vedete, siamo sempre a livelli altissimi nel mettere insieme l'importanza del monumento e la ricerca avanzata nel restauro, che ha dovuto correlarsi con problematiche particolari, come nel caso per esempio più successivo della Pala di San Marco del Beato Angelico, un dipinto che è stato mezzo distrutto da interventi compiuti non si sa da parte di chi e non si sa nemmeno quando, probabilmente anche con dei difetti delle tecniche originali di realizzazione, ma insomma, voglio dire, è la prima grande pala quadrata non gotica la seconda nell'attività dell'Angelico, ma insomma di quelle dimensioni nella storia dell'arte mondiale, e il recupero che è stato raggiunto è effettivamente abbastanza prodigioso tenendo conto della situazione di partenza. E poi per ultimo citerò anche una scultura di Giuseppe Penone, solo per ricordare l'attività che si è così infittita anche con dei master frequentatissimi, ricercatissimi nell'arte contemporanea. Concludo. Veramente questa attività di diffusione e divulgazione da parte dell'opificio è da tenercela buona e da apprezzarla veramente al massimo, perché non è una cosa frequente riuscire a mantenere questa regolarità e a presentare con tanta trasparenza i risultati del proprio lavoro. Naturalmente è qualcosa di doveroso che si compie nei confronti del pubblico, nei confronti dei finanziamenti pubblici che, per quanto sia, l'opificio riceve e così via, ma veramente chi riesce a mettere insieme tutti i volumi, parte dei volumi che sono usciti annualmente, si ritrova una vera enciclopedia di problematiche di restauro che rimangono aperte e che stimolano ulteriormente le ricerche. Si starebbe per dire, quello che mancava è di riunire per argomenti tutti questi contributi usciti per questi anni, ma in realtà è proprio quello che l'opificio ha fatto, lo abbiamo sentito un momento fa nella presentazione dell'antologia degli interventi sulle oreficerie.
E quindi bene il 31, aspettiamo il 32. Un abbraccio a tutti quanti. Grazie Giorgio, grazie tantissimo della tua presenza in una giornata molto impegnativa per te. E voglio solo aggiungere poche cose a questa continuità di cui parla Giorgio. In effetti è molto faticosa, ma io ho sempre creduto molto in questa funzione di divulgazione, di disseminazione, e fin quanto avrò l'onore di dirigere questo istituto cercherò di portarla avanti. Tutto sommato i libri sono una delle poche cose che restano dopo di noi. La rivista poi ci sono anche sentimentalmente legato, perché sono ormai l'unico superstite ancora in servizio del gruppo di funzionari allora giovani, capitanati da Antonio Paolucci, che era il più anziano del gruppo, che con grande buona volontà nel 1986 fece uscire il primo volume della prima serie, i primi tre numeri, da cui poi con il cambio di editore abbiamo ricominciato la numerazione, per cui, come ha detto bene Giorgio, in realtà sono 34 i volumi. E sempre rimanendo in campo iniziative editoriali, qui trovate tre anticipazioni di tre argomenti che saranno oggetto di tre prossimi volumi, che sono in varia fase di lavorazione, della collana invece Problemi di conservazione e restauro, quella monografica, quella col fondo nero, uno dedicato alla pala di San Marco dell'Angelico, uno dedicato alla resurrezione di Piero la Francesca di San Sepolcro e uno alla croce dipinta di Simone Martini. Tre grandi capolavori assoluti. Prima di lasciarvi però, Giorgio ha fatto una bellissima rassegna da par suo di tutti i temi più importanti. Uno solo voglio aggiungere: in fondo c'è un piccolo contributo di scarse dimensioni, ma secondo me di grande importanza metodologica, cioè un cantiere fatto con gli allievi della scuola di conservazione preventiva nei depositi delle gallerie degli Uffizi, esattamente a Pitti, dove è stato messo a punto realizzato questo programma REORG, che è un programma realizzato dall'ICROM, che sta cercando di divulgarlo a livello internazionale, per la gestione dei depositi, per la conservazione preventiva delle opere all'interno dei depositi. Argomento che chi conosce i backstage e retroterra di tutti i nostri musei nazionali sa bene che importanza abbia, e quindi la conservazione preventiva deve essere sempre uno dei nostri tre strumenti, insieme al restauro e alla manutenzione, attraverso i quali cerchiamo di tramandare al futuro questi straordinari beni culturali che ci sono arrivati e che dovremo appunto lasciare a chi verrà dopo di noi. Ringrazio soprattutto Dora Liscia, che ha partecipato alla presentazione del volume di antologie di OPD Restauro, unitamente a Clarice Innocenti, che rivedo con molto piacere, la collega Sandra Rossi, il professor Giorgio Bonsanti, che invece ha presentato OPD Restauro, e naturalmente il nostro editore, il Centro D, che ci segue da tantissimo tempo, con la quale abbiamo queste due collane, che con molta pazienza segue la complessità dei nostri lavori. Ringrazio infine il Sono del Restauro per questo spazio e tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltare questa nostra presentazione.